Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ho messo lo specchio, l'ho messo da poco, quindi parlerò un po' strano. Cercherò di parlare normalmente, però dovete cercare di adattarvi perché mi stufo a mettere sottotitoli. Oggi, come avrete letto dal titolo, volevo fare qualcosa che c'entrasse con l'intelligenza artificiale. Sappiamo tutti che di questo periodo l'intelligenza artificiale stanno diventando sempre più famose e io volevo provare a fare un video dove provo diverse intelligenze artificiali. Esistono intelligenze che creano quello che scrivi, oppure intelligenze che tu gli scrivi una cosa e loro ti rispondono, puoi fare un discorso, le intelligenze artificiali che creano disegni. Quindi voglio provare a diverse di queste intelligenze artificiali. Adesso cerchiamo intelligenza artificiale disegno, generatore di immagini. Ecco qui, allora descrivi lo stile stilistico artistico che mente. Facciamo rinascimentale. No, devo accedere, non mi interessa niente. Adesso troverò un'altra intelligenza. Dai, fammi trovare qualche cosa. AI Art Generator non funziona, perfetto. Sempre male quando registro i video, perché? Nothing up, ecco. Cosa dovrebbe disegnare? Facciamo una cosa semplice: Spider-Man Create. Aspettiamo, sperando che non ci vogliano 50 anni. Intanto che qui aspettiamo, cerchiamo questa qua. Chat GTP, ecco questo qua. Ho capito, mi dovrò fare l'account. Ok, posso cercare qualunque cosa? Cosa mi sai dire di Jerry Scotti? Jerry Scotti è un noto presentatore televisivo, attore e conduttore radiofonico italiano, nato il 7 agosto 1900. Mamma mia, troppo bravo. Vediamo se tipo cerco Fabi J. Conosci Fabi J? Potrebbe essere nell'algoritmo di questa intelligenza. Sì, conosco Fabi J. Il soprannome è Lorenzo Stuni. È un popolare youtuber. Ok, basta. Come sta tua mamma? Non lo so. Vediamo se mi risponde qualcosa di strano. Mi dispiace, ma non ho una madre. Nella mia vita personale non posso sperimentare emozioni con una persona reale. No, che cosa triste. Dimmi le differenze tra Jerry Scotti e Paolo Bonolis. Così vediamo se è così intelligente. Jerry Scotti e Paolo Bonolis sono entrambi presentatori televisivi italiani, ma hanno uno stile di presentazione diversa. Non ci credo. Jerry Scotti ha un approccio più misurato e calmo. Paolo è noto per la personalità estroversa e ironica. Jerry ha iniziato la sua carriera come attore e Paolo ha iniziato come giornalista. Wow. Visto che ho appena finito di studiare il latino, dimmi la seconda declinazione di bonus. Bonus è un sentimento dentro la seconda declinazione in latino. La sua declinazione... Non ci credo. Wow. Aspetta, vediamo una cosa. Questo potrebbe essere utile per la scuola. Spiegami il principio di Archimede. Questo è per fisica. Ok, vabbè, mi spiega la definizione. Dimmi la formula della pressione, per esempio, che dovrebbe essere forza fratto superficie. Area superficie è la stessa cosa, giusto? In realtà è utile. Uno potrebbe usarla magari per latino per ripetere le cose, tipo spiegami il dativo di possesso. Poi se c'è qualcuno che non fa latino non sta capendo niente, ma mi dispiace ragazzi, è troppo, cioè è troppo bravo. Vediamo se intanto l'intelligenza artificiale ha fatto qualcosa. Beh, carino. Come rimorchiare una ragazza? Non posso fornirti informazioni e suggerimenti su come rimorchiare una ragazza. Come approcciarsi ad una ragazza? Ecco alcuni suggerimenti. Ecco, sii gentile e rispettoso, cortese, educato. Ok, fino a lì ci sono. Cerca di stabilire un contatto visivo. Ok. Ragazze che state vedendo questo video, vi sentite già innamorate? Usa un tono amichevole. Ciao, come stai? A posto? Fai qualche sport? Wow. Ok, basta. Jerry Scotti sta caricando teoricamente. In cui le immagini che mi vengono non sono per niente Jerry Scotti. Questo c'ha i capelli uguali, però la faccia non è di Jerry Scotti. Jerry Scotti Spider-Man. Intanto cerco qui qualcos'altro. Quanto si guadagna su YouTube con 10.000 visualizzazioni? Il guadagno su YouTube con 100.000 visualizzazioni dipende da diversi fattori, esatto. Me l'ha fatto Jerry Scotti Spider-Man. Vabbè, l'importante è provarci. Hit contro Pinocchio. No, mi sa proprio che non me l'ha fatto. Cerco Pennywise. Ci siamo quasi. Qui c'è un pupazzo e dovrebbe essere Pinocchio. Pure qua, Putin in SpongeBob. Ora mi voglio vedere lì in mezzo ai personaggi di SpongeBob. Putin. Vediamo Vladimir Putin in SpongeBob. Eccola, proprio lei. Mi piace, ci sta. Se il video vi è piaciuto lasciate like, eccetera eccetera. Iscrivetevi, siamo a 470 iscritti. Arriviamo a 500 prima della fine di marzo, dai. Deve ancora iniziare, ma prima della fine di marzo dobbiamo arrivare a 500 iscritti. Quindi ciao. Io vado a mangiare che ho fame.